Parliamo di spettacolo perché il mondo dello spettacolo partenopeo continua a fare incetta di premi in tutto il mondo grazie a tante idee innovative che cercano di combattere gli stop forzati della pandemia. Uno di questi è Vita, la webserie ideata da Ciro Cerruti, che tra l'altro è risultata vincitrice del Digital Media Fest Universal che si è svolto in Brasile e IMI Movie Awards. Due riconoscimenti davvero molto prestigiosi per un progetto che dall'inizio della pandemia cerca comunque di tenerci compagnia durante la chiusura purtroppo forzata. A presentarcelo il progetto abbiamo con noi Ciro Cerruti. Buongiorno Ciro e innanzitutto complimenti per questi riconoscimenti, grazie per essere qui con noi. E con te Ciro c'è anche la bravissima, io sono contenta di averla qui, Floriana De Martino, compagna di viaggio dall'inizio di questa avventura. Ciao Floriana, ben trovata e complimenti anche a te. Grazie mille, grazie tante e un buongiorno a tutti quanti. Dunque Ciro, partiamo da te, due riconoscimenti prestigiosi, importanti, ma che effetto fa riceverli? Beh, fa un effetto sempre piacevole, perché comunque essere presi in considerazione da un festival così importante come il Media Fest è la giusta gratificazione per un lavoro che svolgi anche con tante difficoltà, appunto come hai detto tu, per colpa di questa pandemia. Di questi sopportati, quando hai pensato a Vita, avresti mai pensato che avresti poi ottenuto un successo così ambito, così prestigioso? No, assolutamente, ma non per i soliti motivi. Praticamente io il web ho avuto colpa di non prenderlo in considerazione. Grazie ai miei figli mi dicevo: guarda papà, tu c'hai comunque un tipo di scrittura, un tipo di recitazione che si sposa bene con le esigenze del web. E così ho iniziato la scrittura, ma non sfiduciato, ma giusto per divertirmi, non di più. E invece poi sono arrivati i risultati meritatissimi. Floriana, naturalmente io ti chiedo se uno dei segreti del successo di Vita sta nel fatto che tutti da ogni parte del mondo abbiamo la possibilità di medesimarci in tutti quegli aspetti della vita quotidiana che sono riportati appunto nella webserie. Beh, sicuramente diciamo, per essere arrivati anche, voglio dire, rispecchia un po' quello che è la realtà quotidiana del mondo, insomma, o comunque di buona parte italiane, anche a questo punto direi di Rio, perché comunque la comicità di Ciro Cerruti, ovviamente avallata anche dalla mia azione insieme a lui, che ci conosciamo ormai da tempo, è proprio questo che diciamo bisogna sapere, il fatto che si rispecchia ogni momento della vita quotidiana. Per cui può essere diciamo, considerato, forse credo sia proprio questo, un punto a vantaggio di questa, diciamo, del fatto che possa piacere Vita alle persone, perché la gente si rivede, purtroppo la comicità è sempre legata alla tragicità. E la gente ride perché ci potrei stare io, però in quel momento non ci sta, quindi è felice non avere situazione tragica, però ci ride. Insomma, vivere quel momento di condivisione che in realtà, ecco, ti accorgi che non riguarda solo te, ma riguarda veramente gran parte di noi. Tra l'altro Ciro, la tua intuizione di utilizzare il linguaggio comunicativo del web, che proprio in questo momento specifico della nostra storia tende a sopperire alla chiusura forzata di cinema, teatri, perché naturalmente la pandemia non permette di poter svolgere spettacoli dal vivo. Il web però raggiunge una rete molto ampia, quindi una tua intuizione. Sì, il web ha una doppia, cioè in questo caso in particolare sicuramente ha il compito di, tra virgolette, farci sfogare in qualche modo, però è da tenere d'occhio anche quando tutto questo passerà, perché ecco, nell'occasione proprio di Vita ho avuto la libertà totale prima di tutto di scegliere i compagni d'avventura e in prima analisi sicuramente Floriana, perché di meglio veramente non potevo né sperare né scegliere, perché Floriana lavoriamo insieme da 15 anni e ormai abbiamo un rapporto proprio in scena, dietro la telecamera, un rapporto proprio confidenziale, ci riusciamo a capirci al volo, quindi Floriana è il meglio che mi potesse capitare sotto questo aspetto. E poi soprattutto che il web fortunatamente è esente da meccanismi perversi, che c'è la televisione, che c'è il teatro, devi prendere quello, devi andare avanti quello. Invece il web è un giudice
Perfetto, nel senso che tu metti in video quello che vuoi, non sei sottoposto a produzioni, produttori o pseudoregista o quant'altro, e quindi fai quello che vuoi. Poi è il pubblico a decidere. Invece nella televisione e nel teatro, purtroppo questa cosa, il pubblico non è sempre il giudice, ma è qualcun altro, viene filtrata la cosa. Intanto mi sono fermata a vedere un estratto di vita con effettivamente aspetti della vita quotidiana, ma soprattutto quelli relazionali, Floriana, dove ecco, molto spesso vengono messe in scena anche le relazioni familiari, positive e altre volte con sfaccettature negative. Il web anche per te, Floriana, potrebbe essere il linguaggio ideale anche nel momento post-pandemico per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, il teatro, il fare teatro anche. Assolutamente. Sì, io penso che diciamo, la società anche si evolve in modo di fare, io penso che internet sia questo proprio il futuro, non bisogna valutarlo, prenderlo solo in considerazione in così critico, bensì sfruttarlo comunque per il post-Covid che speriamo arrivi prestissimo perché non se ne può più veramente. E proprio dal mondo dello spettacolo, in chiusura a Floriani, e poi ecco, rivolgo la stessa domanda anche a Ciro. Il mondo dello spettacolo comunque sta vivendo dei momenti di grande difficoltà, di chiusura. Voi come state vivendo questo stop forzato, nonostante la web serie e i riconoscimenti prestigiosi ottenuti? Floriana? Beh, diciamo che lavorativamente è tragica, nel senso è ma al di là del fatto è proprio brutto il non poter essere lì insomma, a fare prove, a scrivere o comunque a stare con gli autori, vedi nelle situazioni anche con i colleghi che poi sono amici, vedere la gente che sta lì e ti ascolta. Però su questo io voglio dire che a oggi fortunatamente ci sono degli aiuti che arrivano dal Nuovo Imaia, insomma dalla regione, quindi per chi noi c'è fortunatamente un piccolo aiuto, non è però chissà cosa, ma è già un fatto insomma importante perché avere anche questa quanto che ti può tenere la famiglia, soprattutto per chi ha figli, eccetera, non come me. Io fortunatamente, cioè, sfortunatamente e fortunatamente in questo periodo non ho famiglia da far crescere, per cui però mi rendo conto che chi ha figli, diciamo, la situazione è abbastanza critica anche finanziariamente. Poi per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto artistico, manca al 100% il pubblico, la gente, il teatro, manca, diciamo, quelle arti, viva l'arte sempre, insomma. Viva, viva l'arte, viva lo spettacolo che si vede, soprattutto lo spettacolo che si fa lì in palcoscenico. Ciro, tu come stai vivendo questo momento? A dispetto di Floriana, tu tra l'altro hai anche una bellissima famiglia. Io ho quattro figli da poter Capito. mandare avanti, però voglio dire, vabbè, non mi lamento, sicuramente c'è qualcuno che sta peggio di me e quindi a loro va il mio pensiero. Però soprattutto lo sto vivendo come un leone in gabbia, perché praticamente è abituato sempre a produrre, È davvero più a difficile, come dice Floriana. Ecco, lei, Floriana, dice in questo momento non ho ulteriori difficoltà, però chi in realtà ha una famiglia naturalmente da sostenere diventa ancora più tragico questo aspetto per chi vive di arte, di teatro. diventa drammatico, però il problema è un altro. Il problema sarà post-Covid, sperando che sia i finanziamenti, sia i produttori privati, sia cambiano registro, cambiano modus operandi e cercano realmente di poter, anche col denaro pubblico, però di poter creare delle produzioni serie e portare avanti e dar lavoro a tutti gli attori, a tutta la categoria. Ciro, naturalmente Vita proseguirà, stai scrivendo altri testi? Sì? Sì, proseguiamo. Sì, già ci sono tre puntate Aia, scritte, che nel momento ci aia. sarà anche il limite, un liberissimo. Floriana, sei già pronta? Già riconosci? Io già sto in cucina, guarda, se hai fatto caso, io alle mie spalle ho la cucina, per cui ho detto sì, organizziamo e approfittiamo, facciamo già una puntata adesso. Magari sarebbe bello ecco, poterla vedere poi magari contestualmente qui all'interno di Mattina 9, perché è bello vedervi tutte le volte, ma soprattutto è bello avervi accolto nella nostra famiglia di Mattina 9, quindi in chiusura vorrei che voi regalaste un sorriso e un augurio ai nostri telespettatori. Ciro!
Allora, sicuramente questa cosa finirà. Come diceva il grande Falcone, diceva tutto ha un inizio e tutto avrà una fine, e anche questo momento bruttissimo avrà una fine. E nei momenti in cui tutto finirà, noi saremo pronti con i teatri, con gli spettacoli, a deliziare e a ritornare al nostro pubblico. Anche perché noi attori, quando qualcuno in particolare si attigia, se si gonfia delle proprie. Ma noi senza pubblico, senza È gente. vero, c'è bisogno. Floriana, abbiamo poco tempo. Prego. Sì, niente, a me non mi viene, cioè, veramente nulla, so il periodo che è quello che è, guaiù, sopra i social, andate, ormai il teatro è questo oggi, per farvi sorridere, non solo per il nostro progetto, ma per tutto quello che c'è sui social, e là vi possono strappare mille e uno risate. Io vi auguro buona fortuna, buona vita, al di là delle buone feste che sicuramente vi auguro, e ci rivediamo Ci prestissimo. rivediamo prestissimo qui, ragazzi. Vi aspetto davvero per raccontare bellissimi progetti, magari parlando di qualche spettacolo in teatro per l'appunto. Grazie davvero a Floriana De Martino e Ciro Cerruti e complimenti per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti. Un bacione grande e tanti auguri, davvero di cuore. Grazie. Dunque, Ciao, ciao.